Ho un'altra sorpresa per te. Entra nel garage. Le sue mani sono fortemente sul volante. La porta si apre e fa passare la BMW. Poi lui gentilmente apre la portiera e mi tira fuori. Quando arriviamo davanti alla porta d'ingresso, mette la chiave nella serratura e la gira. Prima però ti faccio fare un bagno. Non sopporto l'odore di un altro uomo nel tuo corpo. Massimo, è solo un medico. Non pensavo che un preservativo di gomma ti desse tanto fastidio. È un uomo. Alza le mani. Ha preso la mia giacca di cashmere che indossavo. Poi il reggiseno, la gonna e le mutandine. Tutto cade a terra e mi mette sotto l'acqua calda. Hai 3 minuti. Si gira e lascia il bagno. Rimango sorpresa. Mi aspettavo che mi scopasse sotto la doccia, almeno che giocasse con il sapone. Ed ecco la delusione. Prendo del gel e inizio a insaponare il mio corpo. Sono passati 3 minuti. Sbrigati! Wow, pensavo che 3 minuti fossero una metafora. Sciacquo tutto, mi sbrigo. Massimo si avvicina, si toglie la camicia e si lascia trasportare dal mio odore. Mi porta in camera da letto. Nella stanza c'è un letto gigante, in mezzo a 4 colonne, dove si estende un baldacchino nero. Mi adagio sul morbido materasso. Raggiunge una delle colonne e tira fuori una catena con dietro un morbido braccialetto. Sorpresa. La mia mente in quel momento vola su una scena successa tanto tempo fa, quando mi ha incatenato sul letto e mi ha detto di guardare la performance di Veronica. Eravamo in hotel. No, Massimo, non dirmi che è quella cosa. Gli occhi di Massimo bruciano di desiderio. Si sdraia al centro del materasso e alza le mani ai lati, dirigendole ai pilastri. Rimango sorpresa dalla sua sottomissione. Ci sono dei piccoli perni ai lati delle chiusure. Devi premere con 2 dita per sbloccarla. Provaci. Faccio quello che mi ha chiesto. In effetti il meccanismo è abbastanza semplice. L'ho inventato io stesso. Quindi sai come liberarti? Sì. Non ho mai dato per scontato che fossi un sottomesso. C'è qualcosa che non posso fare? Non mi risponde. Tiro lentamente i pantaloni e mi ci sono chinata sopra. Afferro la sua mascolinità con la mano, muovendo la mano lentamente su e giù. Lui geme, appoggia la testa contro i cuscini, chiude gli occhi. Lentamente scivolo giù. Mentre continua la mia carezza, Massimo mormora qualcosa di incomprensibile. Prendo il suo membro in bocca. Un grande gemito gli esce dalla bocca e le catene strofilano contro le travi di legno. Poi lentamente spingo il mio indice all'interno della sua bocca. Massimo, quanto ti fidi di me? Infinitamente. Non credo di aver mai fatto una cosa del genere a questa velocità. Don Massimo è silenzioso. Mi respira addosso. Le sue mani mi premono sempre più forte. Chiudo gli occhi. Mi sento come se stessi stringendo le catene. Poi il materasso si piega. E quando apro gli occhi, scopro di essere sola. C'è un rumore d'acqua che proviene dalla doccia. Incredibile! A metà dell'azione se n'è andato. Volevo solo provare qualcosa di diverso. Una volta ho letto di anatomia maschile e ho scoperto che alcuni esperimenti possono essere piacevoli sia per gli uomini che per le donne. L'ultima volta che hai preso il controllo su di me, mi hai fatto andare fuori di testa. Perché non ti sei liberato? E perché ti stai lavando adesso? Ora ti farò urlare così tanto che ti sentiranno tutti. E me lo mette dentro in bocca. Non mi stavo lavando. Stavo solo usando l'acqua fredda per non venire prima. Improvvisamente il suo cellulare squilla. Massimo guarda lo schermo e rifiuta la chiamata. Ma dopo un po' di tempo il cellulare risuona di nuovo. Massimo lo prende, senza interrompere il movimento del suo fianco. È Mario. Devo rispondere. Oh, pronto. Dimmi.
Cerca di non parlare, ma ascoltare. Con la mano libera si appoggia alla struttura di legno del letto. Sa di essere vicino. Dopo pochi secondi chiudo il telefono. Accarezza dolcemente la mia natica e l'altra mano invece scivola tra i capelli. E all'improvviso mi dà un pugno, lì, nel mio sedere. Urlo. L'altra presa invece sui capelli si fa più forte. E con l'altra mano mi colpisce ancora. Improvvisamente una mano raggiunge qualcosa che è vicino alla sua gamba. Il suono di una vibrazione risuona ovunque. Cerca di inserirmi qualcosa di gomma, ma dopo pochi secondi... Ora, rilassati. E poi sento che inizia a strofinare il mio ingresso posteriore. Quando il piacere si riversa sul mio corpo, grido ad alta voce. Tiene il vibratore dentro di me. Mi colpisce di nuovo nel sedere e comincio a raggiungere la vetta. Mi uni a lui. Ad un certo punto cado su un materasso. Stai bene? Perfettamente. Mi sei mancata tanto, bambolina. Emily è una giovane donna senza passato. Ha un solo grande sogno: ritrovare la famiglia perduta. L'incrocerà il cammino di Lord Henry. Tra sontuosi ricevimenti, passeggiate per le campagne inglesi e battiti del cuore, torna Antonella Barbieri con una storia che narra di emozioni, segreti e coraggio. Emily è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook. Non fatevelo scappare. Nei commenti trovate i due link di acquisto.